Come potete vedere alla mia spalla c'è questo splendido scenario da cui vediamo tutta la Romagna, e dalla Romagna avevamo questo skyline che era deturpato da questa gru che ormai era tanti anni presente sul posto, perché dobbiamo tornare indietro dal 2007, quindi dopo praticamente 15 anni finalmente è stata smontata definitivamente. Ma quello che è stato fatto negli anni è stato quello intanto di recuperare con l'impresa la progettazione. Quindi dal 2015, quindi dal mio primo insediamento, abbiamo subito lavorato con l'impresa per far sì che potesse avere una possibilità di sviluppo quel cantiere, perché per 7 anni circa è proprio rimasto fermo. Per fortuna si sono ripresi, anche se lentamente, perché sono state tante problematiche, è ripreso il cantiere nel 2015. C'era un impegno della proprietà a smontare, quindi ad andare avanti con i lavori, che quindi stanno per terminare entro marzo di quest'anno. La promessa è stata mantenuta, l'impegno è stato mantenuto, questo non ci può fa che essere felici, perché comunque riacquistiamo una vista importante del monte dal mare. È ovvio che l'auspicio è quello poi di vedere che questa opera venga realizzata definitivamente, quindi venga completata, al fine di poter dare ancora maggiore vitalità al borgo. Già bellissimo di Gabice Monte, che possa poi portare quindi ancora più gente nel borgo, perché comunque l'idea imprenditoriale è un'idea di alto livello, di alta qualità, quindi è chiaro che potrebbe intercettare un flusso turistico veramente, veramente di qualità, e andrebbe ad arricchire appunto l'offerta turistica di tutta la città.